Questo programma è offerto da... Pomeriggio siamo in Valmaricchia, penultimo appuntamento proprio in questa zona con i colori rosso-blu del Pietracuta, una squadra nata nel 1980 che attualmente a livello di prima squadra milita nel campionato di promozione romagnola, per l'esattezza da ben due stagioni. Il Pietracuta è stato un po' l'apice a livello calcistico per quanto riguarda la zona della Valmaricchia, Verrucchio permettendo, ad essere davvero una squadra ammirata e amata da tantissime persone. L'apice è stato per l'appunto la promozione dove risiede attualmente. Per quanto riguarda il settore giovanile, sono ben 5 le formazioni allestite in questa stagione. Ci sono nomi importanti che hanno fatto la storia del calcio locale, come quello di Alberto Antonelli, ma anche Giacomo Mugellisi, che abbiamo avuto modo di conoscere in particolar modo con la formazione del Bellare quando lo scorso anno salì alla guida della prima squadra. Siamo nel vivo di questo settore giovanile, andandovi a farvi conoscere anche una particolare figura che si occupa appunto di avvicinare i bambini al mondo del gioco e nella fattispecie al mondo del pallone. Alberto, come funziona un po' per i piccoli amici? Esistono anche qui dei campionati oppure semplici gironcini? Allora, alleno per il secondo anno i primi calci, l'anno scorso allenavo i 2009-2010, quest'anno do la continuità con i 2010 e i 2011 o anche un 2012 e ci apprestiamo a iniziare, diciamo, il campionato che comincerà credo verso metà ottobre, fine ottobre. È un gironcino, come dicevi giustamente tu, con altre squadre di pari età, dove ovviamente non c'è la classifica perché per i bambini l'importante è giocare e misurarsi con altri bambini della loro età, e quindi è proprio per trovarsi insieme e per fare una partita, insomma, però non c'è risultato, non c'è classifica. Il Pietracuta Calcio devo dire che ha dalla sua importanti strutture, utilizzate addirittura in passato anche da San Marino Calcio quando militava nel campionato di C2, direi una cosa molto importante per voi allenatori. A Pietracuta sicuramente le strutture, diciamo, per fare il calcio sono ideali, nel senso che abbiamo comunque questa struttura che è un campo da calcetto dove noi comunque ci alleniamo. Nel caso di maltempo ci spostiamo in palestra, quindi diamo la possibilità ai bambini di allenarsi a coperto. Abbiamo il campo principale dove qualche volta possiamo fare anche le partite di campionato oppure allenamenti, per cui Pietracuta è l'ideale per fare questo tipo di attività. In più abbiamo gli spogliatoi, quindi i bambini si possono spogliare per cambiarsi e per fare la doccia, quindi diciamo che abbiamo, la società ci mette a disposizione tutto il possibile per fare le cose fatte bene. È un periodo questo di inizio attività agonistica, come si procede? Allora, innanzitutto abbiamo cominciato l'altra settimana, quindi abbiamo cominciato l'11 di settembre. Con questi bambini, come puoi vedere, fare una preparazione atletica non è come i grandi. Il pallone sicuramente è l'attrezzo che si usa dal primo giorno fino all'ultimo. Poi con me loro troveranno sempre, diciamo, la parte del divertimento, perché se vuoi fare anche una panoramica ci sono dei percorsi, ci sono delle, diciamo, dei giochi a due, degli uno contro uno, quindi la palla, diciamo, è sempre tutti i giorni l'attrezzo principale e il protagonista comunque è il bambino. Visto il passato di Alberto Antonelli da calciatore, detto Bebo per gli amici, come nasce il Bebo allenatore?
Ma innanzitutto dopo 20, 24 anni di carriera diciamo che il fisico non mi reggeva più, per cui giocare mi piaceva, però ovviamente non riuscivo più a stare al passo con soprattutto con i più giovani, e quindi c'è stata la volontà comunque di fare un corso, perché comunque non si può improvvisare con i bambini, quindi ci vuole un corso di preparazione fatto dall'associazione allenatori, che mi ha permesso comunque di conseguire il patentino UEFA B, e in più dopo c'è stata la chiamata di Sandro Conti del Pietrafuta, che mi ha dato la possibilità di allenare i bambini. Ovvio che stare con i grandi e stare con i bambini è un palcoscenico completamente diverso, bisogna essere un po' bambini dentro per farlo. Questi bambini quanto ti coinvolgono e quanto ti ricordano di essere stato anche tu come loro? Ma bisogna, quello è il segreto, bisogna ricordarsi di quando si era bambini, di immedesimarsi diciamo in loro. Quando ero bambino io bastava la palla e giocavi, loro la stessa cosa, quindi devi cercare di farli divertire, quindi c'è uno scopo diciamo di divertimento, c'è lo scopo comunque sociale, perché comunque Pietrafuta è un piccolo paese, portare comunque anche dei bambini e dei ragazzi a giocare nella società sportiva è un grande vanto per il paese e per la società, e in più c'è anche il discorso diciamo dei bambini che si divertono. Il pallone aiuta a formare il carattere di un bambino? Sicuramente il fatto di essere timidi in un campo di calcio, questa cosa viene meno, mi spiego, il campo di calcio è un terreno, è una zona franca dove tutto quello che un bambino è a casa o comunque a scuola nel campo di calcio si trasforma. Io ti parlo di me, io ero molto timido a scuola e a casa, nel campo di calcio mi trasformavo, per cui riuscivo in quell'ora e mezza a essere l'Alberto che diciamo mi piaceva essere, quindi aggressivo anche, perché comunque il timido trattiene, nel campo di calcio esplode nella sua natura, e poi dopo sono bambini che comunque... Io ho la fortuna di allenare dei bambini che sono tutti in classe insieme, si conoscono, i genitori vanno a cena insieme quasi tutti i sabati, per cui si conoscono e diciamo non ci sono prese in giro, non ci sono, che è molto importante, questa è una fase molto delicata dell'età evolutiva del bambino, per cui diciamo che il fatto di avere timidezza e scaltrezza anche nei bambini nel campo da calcio si pareggiano un po'. Ovvio che ci sono quelli un po' più avanti a livello tecnico, quello è vero, però ecco, cerco comunque di pazientare con loro e tirar su quelli che hanno un po' più di limiti tecnici. Da quest'anno avremo anche un addestramento tecnico da parte di un allenatore proprio predisposto, perché quelli che hanno più lacune cercano di venire fuori e tirar fuori anche la tecnica che hanno dentro di loro. Si può sempre migliorare fino a 40 anni. Il pallone quanto diviene importante per la fase di crescita? Il pallone è sempre stato, credo, uno dei primi giocattoli che si regalano ai bambini. E ovviamente le televisioni aiutano questo, nel senso che hanno tutti gli idoli che vedono in televisione e il bambino come primo sport prova il calcio. Consiglio di provare il calcio, consiglio di provare comunque qualsiasi anche altro sport, perché comunque la scuola in questo non aiuta in questo momento storico, per cui portare i bambini o a calcio, a nuoto, a tennis, aiuta il bambino comunque a stare insieme con altri bambini, a non chiuderli in casa, perché comunque adesso il fatto di avere i computer, i giochi elettronici, internet, i telefonini, il pericolo è allontanare i bambini alla lunga al gioco. Noi cerchiamo di invece coinvolgerli nel giocare, nello stare insieme e avere meno tempo a casa ma più tempo fuori casa. Per quanto riguarda il tuo ruolo, i bambini innanzitutto ti fanno arrabbiare, vedo che ogni tanto ti dai delle indicazioni. Sì, perché fuori. Praticamente loro sono il gruppo che ho seguito io da quando erano all'asilo. Adesso sono cresciuti, sono passati con il mister Bebo e quindi io ho ripreso di nuovo i piccoli amici, che sono un gruppo 2014, 13 e 12. Iniziamo questo percorso, sono bravi, il mio ruolo principalmente è quello di psicomotricità, di avviamento all'attività del calcio, ma principalmente di tutta la coordinazione motoria di base. Poi anche ovviamente il pallone, perché poi faremo dei mini tornei, che sono dei tornei con tre squadre generalmente. Ci siamo divertiti molto l'anno scorso, ci siamo veramente divertiti molto. L'anno scorso abbiamo giocato con il Sant'Arcangelo, il Noa Feltria, il Poggio Berni
il Sant'Ermete, quindi sono parecchie partitelle, sempre con bimbi della stessa età, e si gioca in 5 contro 5. E poi, vabbè, la cosa fondamentale è con me imparare un pochino le capacità motorie di base e consolidarle. Prima mister Antonelli ci raccontava quanto sia difficile attuare degli esercizi fisici con i bambini che appena vedono il pallone perdono la testa. Tu come riesci a spiegare i concetti dell'attività motoria? Allora, innanzitutto è una vita che lavoro, perché ormai sono 24 anni che lavoro con questi gruppi di ragazzi. Piccoli principalmente, perché io preferisco lavorare dalle elementari alle medie. Ho una collaborazione con la scuola materna, ho la collaborazione anche con le scuole elementari. E baso tutto sulla... partiamo per i piccolini da un semplice gesto di un animale e lo trasformiamo nella capacità motoria, che può essere la corsa, il saltello, oppure lo scavalcamento di un ostacolo, oppure il rotolamento. E da qui partiamo poi con i fondamentali, perché la palla rotola, quindi noi possiamo rotolare come la palla, ma la palla può rotolare assieme a noi. Noi possiamo saltare un ponte e la palla può salire sul ponte e cadere giù. Quindi ci sono diverse cose, tutto basato sui giochi. Poi più fantasia hai, più stimoli i bambini e più creatività tiri fuori in loro. Per cui è bellissimo, perché ne hanno talmente tanta di creatività. Prendere esempio dall'adulto, divertirsi usando la creatività e la logica giusta. È facile, anche perché al giorno d'oggi questi bambini, noi una volta uscivamo di casa e sperimentavamo tutto, adesso loro non sperimentano più niente. Quindi gli devi creare le condizioni per poter sperimentare come una volta sperimentavamo noi, anche una salita su un albero, un'arrampicata. Quando andiamo in palestra, che il tempo è brutto, che c'è la neve, utilizzi materassoni uno sopra l'altro, loro devono scavalcare il materassone, si devono arrampicare, oppure la spalliera dove c'è. Quindi si arrampicano alla spalliera e si lasciano cadere, sperimentano sia la salita che la caduta indietro, la corsa avanti, corsa indietro, tutte cose che loro generalmente non fanno fuori dall'attività motoria. Oggigiorno come si separa un bambino dal telefonino, dal prestigio, per trascinarlo dall'ambiente chiuso all'ambiente aperto? Allora, principalmente a me non piace il computer, non piace la tecnologia, quindi con me sfondi una porta aperta. Ho due figli che sostanzialmente non stanno mai in casa, quindi se anche ci dovesse essere un terremoto non ci cade la casa addosso. E quindi, però, se li coinvolgi, li fai giocare, li fai divertire, i bambini si divertono, vengono, e il gruppo che ce l'ha te lo può dimostrare. Hanno iniziato che avevano 4 anni, continuano, si divertono, giocano, poi usciti da qui c'è l'appuntamento al campetto parrocchiale, quindi è uno stimolo in più per loro per fare qualcosa di diverso e per divertirsi, ma divertirsi come è il divertimento, che non è la PlayStation, perché lì non c'è socializzazione. Rivelaci un segreto, quanto ti stai divertendo tu con questi bambini? Tanto, tantissimo. E infatti a loro gli ho chiesto i piccolini, perché io mi diverto tantissimo. Poi, finito qui, andrò al campo parrocchiale, dove ho un altro gruppo di bambini ai quali faccio mini volley, e quindi altro divertimento anche lì. Sono un altro gruppetto di 15, sono un po' più grandini perché fanno tutti prima e seconda elementare, però anche lì è tutto basato sul gioco. Fino a quando la persona che insegna i bambini si diverte con loro, funziona tutto bene, perché li trasmetti il tuo divertimento e loro ti danno gratificazione. Nel momento in cui non è più un divertimento neanche per te, vuol dire che c'è qualcosa che non va. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara.
Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Gianluca, Pietracuta è sicuramente un centro all'avanguardia per il settore giovanile. Sì, si cerca sempre nel nostro piccolo di dargli tutte le strutture, tutte le attrezzature, diciamo, adeguate per fare un buon lavoro. Come per la prima squadra cerchiamo di fare un buon lavoro, poi chiaramente è il secondo anno che facciamo il settore giovanile, di conseguenza sicuramente qualche pecca avremo, però secondo noi, sia come allenatori che come organizzazione, è abbastanza buona, insomma. La figura anche dell'istruttrice per insegnare a divertirsi, a giocare con la sfera, è una figura particolare ma importantissima a mio modo di vedere. Sì, infatti diciamo che la prima fase la fa lei, che dottoressa Isef comunque è preparata, e di conseguenza cerchiamo di fargli fare delle cose giuste per i bambini, poi specialmente i più piccolini che hanno, diciamo, bisogno, visto che chiaramente non è più come una volta che i ragazzini vanno in giro, salivano su tutto quello che si poteva salire, adesso sono molto più casalinghe, molto più dipendenti da qualsiasi cosa che è in casa, e di conseguenza avere una figura così è importante. Poi quest'anno abbiamo aggiunto anche il preparatore per la tecnica, che è con l'Igor, che praticamente secondo noi è una buona figura che può far fare un bel salto ai ragazzini. Le difficoltà nell'allestire un settore giovanile nell'entroterra riminese, se ci sono, se sì, quali? Difficoltà chiaramente sono di numeri, noi riusciamo a fare 4-5 squadre, però quanto inizia a fare le squadre a 11, giovanissimi, allievi, juniores, così siamo in difficoltà come tutte le squadre qui vicino a noi. Abbiamo provato anche sinceramente a sentire se qualcuno voleva fare qualcosa, diciamo, insieme per unire le forze, poi dopo speriamo che a lungo andare riusciamo a farlo, insomma, noi siamo disposti. Anche perché sinceramente è anche un bisogno, ma non tanto per noi come società, ma per i ragazzi che secondo me hanno bisogno di giocare insieme, comunque sia, perché è inutile fare squadre con 14-15 ragazzi che poi non arrivi a fine anno. Ci vogliono, quando si inizia a giocare in 11, minimo sono 20, 21, 22 giocatori.
però vediamo un po', speriamo di riuscire poi a fare questo piccolo salto. Le iniziative nel periodo estivo non sono mancate, in quanto a livello di summer camp con l'iniziativa per i portieri e i giocatori. Sì, sì, dai, cerchiamo di essere più attivi possibile, chiaramente nelle possibilità che abbiamo, chiaramente tutti noi abbiamo un lavoro, dedichiamo, diciamo, lo spazio libero a questa nostra passione, che poi quanto alla fine è solo esclusivamente una passione. Però cerchiamo di fare, ripeto, nel nostro piccolo il meglio che possiamo fare, sia per i giocatori che per i portieri. Nel complesso però avete anche strutture coperte, quando ci sono i campi ghiacciati o fuori le condizioni del tempo sono proibitive, siete attrezzati, direi. E diciamo che il comune ci mette a disposizione anche la palestra per i più piccolini, e poi oltretutto quando piove anche molto, che qua il campo ovviamente non è praticabile, questo è un campo d'allenamento, ma veramente sembra un campo quasi da prima squadra, perché è tutta erba, è veramente bello. Abbiamo anche un campo sintetico, un calciotto, dove praticamente in caso di maltempo comunque i ragazzini si allenano lì, ma più che altro è più una questione di terreno, perché secondo me i ragazzini devono allenarsi anche sotto la pioggia, insomma è anche il bello di questo sport di gruppo, ma anche farlo sotto la pioggia, quanto piove, quando c'è il sole, i bambini si devono abituare un po' a tutte queste, diciamo, avversità. Federico, tu che sei di Pietacuta senti ancora di più, immagino, la responsabilità. Questo impegno è piacevole, ma comporta sicuramente notevoli difficoltà. Sicuramente l'impegno è importante, soprattutto per la realtà che è Pietracuta, quindi comunque i bambini vengono coinvolti da tutta la vallata. Pietracuta ha un bacino di utenza non troppo grande, di conseguenza reperire i bambini per poter allestire una squadra, perché come ti dicevo la squadra è 2006-2007, non è sempre facile. Il discorso chiaramente vale per me, ma vale anche per i miei colleghi, tra virgolette, perché comunque rispetto a un po' di tempo fa non c'è solo il calcio, quindi i bambini giocano a tennis, giocano a basket, fanno tutte le attività possibili. Una volta, quando ero piccolo io, il calcio era il calcio, quindi quello si faceva. Al momento ovviamente i bambini si dividono, come fortunatamente potete vedere. Il mio gruppo è abbastanza numeroso, quindi anche quest'anno abbiamo 18 ragazzini. Riusciamo fortunatamente a fare la squadra e ad iscriverci al campionato 2006 e 2007. L'idea che ti sei fatto sul campionato che andrete ad affrontare, e come li stai preparando i tuoi ragazzi, dato che avete iniziato da 10 giorni? Abbiamo iniziato da circa 10 giorni, più o meno si inizia l'attività sempre in concomitanza dell'inizio della scuola, un po' per allentare. L'attività qui a Pietracuta è oratoriale, diciamo così, quindi fatta in un certo modo, i bambini devono seguire delle regole, però diciamo che non è troppo pressante, quindi è giusto che loro si divertano, e questo è l'obiettivo mio personale, credo anche dei miei colleghi e anche della società con la quale ci confrontiamo tutti i giorni. In effetti cerchiamo di curare da quest'anno tutte e due le fasi, nel senso sia la parte atletica, però giochiamo ovviamente tantissimo con il pallone. La parte atletica perché i bambini iniziano facendo prima media, seconda media, ad essere abbastanza strutturati, quindi una sorta di parte atletica assolutamente un inizio, mettiamolo così, perché precedentemente la metodologia che adottiamo noi è quella di utilizzare più possibile il pallone. E quindi da quest'età gli esordienti iniziamo a utilizzare un po' meno il pallone, un pochino più la corsa. Andando avanti poi loro cresceranno, ovviamente la parte fisica prenderà, non dico il sopravvento, però insomma le basi col pallone devono essere strutturate, dopodiché si spera che la parte fisica vada di conseguenza. Sul fatto che i tempi siano cambiati, che il ragazzo adesso non si arrampica nemmeno più sull'albero, mi trovi assolutamente concorde. Allora come facciamo? In effetti inizierei a invogliare i genitori prima di tutto, evitare di far stare i bambini, io poi parlo da genitore prima che da allenatore, evitare di far stare i bambini troppo tempo davanti a tablet e quant'altro, cellulari, chi che sia. Oggi è una giornata splendida, il campo è meraviglioso, quindi per me più di così non c'è. Dopodiché sono scelte, non è facile, noi cerchiamo di farli divertire, cerchiamo di coinvolgerli in tutte le attività. Però ripeto, per conto mio la prima cosa sarebbe, è una parola grossa, ma educare i genitori, insomma, via. Giacomo, ci ritroviamo con piacere, la scelta di Pietracuta dopo aver allenato la prima squadra a Bellaria e il settore giovanile, come mai, da cosa nasce? Ma guarda, la scelta è stata una scelta
dovuta a un'opportunità. Sono molto contento di averla fatta, perché qui a Pietracuta c'è tutto quello che serve per far crescere i giovani. Al momento abbiamo una squadra di 22 ragazzi, abbiamo iniziato un percorso che li deve portare nell'arco di 2 o 3 anni verso la prima squadra, e quindi abbiamo iniziato questo percorso formativo che serve appunto ai ragazzi per crescere il più possibile. Con i tuoi ragazzi, da quando sei partito, le difficoltà che hai avuto in questo inizio di stagione quali sono state? Sì, siamo partiti da ormai 3 settimane, sono 3 settimane di lavoro. Difficoltà sono le classiche che incontri nell'allenare i ragazzi, quindi devi impostarli, soprattutto a questa età qui comincia un'impostazione anche tecnico, tattica, e c'è tanto lavoro da fare, appunto perché se si vogliono preparare per un futuro in una prima squadra devono farsi trovare comunque pronti. Cosa ti porti dietro dall'esperienza di una prima squadra da distribuire come consiglio ai tuoi allievi? Sì, cerco di portarmi dietro le esperienze che ho avuto nelle prime squadre, appunto per trasmetterla a questi ragazzi, per far sì che crescano nel più breve tempo possibile. Ci sono secondo te giocatori pronti, vorrei dire per la juniores, ma Pietracuta non avete la juniores, quindi a questo punto per il doppio salto, addirittura per qualche convocazione in prima squadra? Sicuramente ci sono 2 o 3 ragazzi che sono pronti e sono già aggregati ogni tanto alla prima squadra. Detto questo, serve ancora tanto perché siano veramente pronti per poter poi giocare da titolari. In questo momento sono aggregati, ma... Come si educano i genitori più insistenti? Diciamo che i ragazzi vanno lasciati crescere secondo quello che è uno schema normale di crescita, non vanno né forzati e né spinti ulteriormente ad accelerare. Ogni ragazzo è diverso dal suo compagno e ognuno di loro ha un tempo di crescita che è diverso da quell'altro, quindi la forzatura in questi periodi, in questo arco della loro età non è sicuramente la cosa migliore, quindi il mio auspicio è che ci siano dei genitori intelligenti che facciano fare il lavoro agli allenatori e che soprattutto non spingano i figli più in là delle loro reali possibilità. Un viaggio infinito quello di quest'oggi qui a Pietracuta, abbiamo iniziato con il sole, adesso il tempo si è annuvolato, sta per piovere, però avete potuto vedere davvero che questi allenamenti si compiono all'insegna del divertimento e non potrebbe essere altrimenti. 5 formazioni, ma tutte ben assortite, ben allestite, un'organizzazione incredibile, e dal 1980 la tradizione continua.